Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Link, sono su Yo-Kai Watch Puni Puni. Nuovo evento significa nuovo video. E oggi su Yo-Kai Watch Puni Puni si inaugura la Battle Royale. Perché ci mancava su Yo-Kai Watch una Battle Royale? Ne sono già troppe, ma non sono mai troppe in realtà. Anche se sono troppe, non sono mai troppe. Con me, anche troppe, non sono mai troppe. Quindi, NHN Level 5, hanno detto, facciamo anche noi una Battle Royale, però in stile Yo-Kai Watch, e sicuramente funzionerà anche meglio di tutte le altre, tranne Epic Games, che a quanto pare Epic Games è l'unica che sappia far funzionare una Battle Royale. Ma in questa Battle Royale ci sono sempre dei Dream Match, tranne se li avete finiti. I Dream Match sono degli incontri particolari che ci sono in molti eventi di Yo-Kai Watch. Guardate quanti ce ne sono, almeno 6. E ovviamente più ne vincete più ricevete premi. Se ne vincete 2 avete 200 punti Yo-Kai. Se ne vincete 4, una moneta Enma-G. Wow! Se li vincete tutti, i segreti dell'anima G. I Dream Match ovviamente sono dei match speciali che si combattono contro yokai speciali utilizzando altrettanti yokai speciali. Ho fatto delle prove e sembra che finché non completi tutti i Dream Match, li avrai ogni volta che inizi una Battle Royale. Per esempio, facciamo la prova ora. Questo è Zazel. Se chiudiamo la Battle Royale, se la resettiamo, che è possibile farlo se hai degli incontri che non ti garbano, vediamo un po' se funziona. Ovviamente in video. Ah, funziona anche in video, stranamente. Come vedete, appunto, abbiamo un Dream Match ogni volta che c'è una Battle Royale. Yokai, stranamente, dell'inferno infinito. Ma è una Battle Royale, è un tutti contro tutti. Non ci interessa sapere contro chi combattiamo, basta che vinciamo. E anche questa volta c'è uno yokai di rango Z, ovvero quello che vediamo qui sulle quest, quello che fa da rappresentante delle quest di questo evento. Lo troviamo anche nella Crank Akai, ovviamente. Beh, se abbiamo la fortuna di farcelo uscire. Comunque sia, ecco, le pool sono aumentate. Se andiamo a vedere, ci sono pool aumentate per gli SS fino al 4 gennaio. Quindi, prima di cominciare a vedere quali missioni bisogna fare, come bisogna farle e le quest, direi di fare una crankata, tanto per farla, e va male ovviamente perché non poteva andare bene. Beh, una sola blu potrebbe anche andare bene, chi lo sa? Vediamo un po'. Oh, uno nuovo di rango B e... Ah, maestro cuoco. Facciamo un'altra crankata allora, dai. Vediamo un po' come va questa. Ehi, Whisper. Due? Me le vorrei godere, ma no. Ehi, rango S, va benissimo. Andiamo prima di vedere le quest, a vedere le missioni che sono ancora più importanti delle quest. Ok, iniziamo. Ah, per le Niambo Coin. Oh, ok, veloce, veloce, ve lo dico così siete anche contenti. Che ogni volta Andre Link, dimmi la Niambo Coin, ti prego. Va bene, è sempre comunque sia la stessa cosa. Vai sul monte Selvoscura e sconfiggi, senza usare continua, vela nera. Manda 30 spiriti agli amici. O meglio, un totale di 30 spiriti agli amici. Gioca l'attacco a punteggio e fai 300.000 punti. Crea 40 sfere bonus. Vai in Fever Time 65 volte. E colleziona la Nambo Coin. Fai facile il posto, quella da sola viene. Ok, fai 10 volte la Battle Royale. Fai 20 volte la Battle Royale. Fai 30 volte la Battle Royale. Fai 50 volte la Battle Royale. E fai 100 volte la Battle Royale. Ok, una traduzione veloce mi ha rivelato che bisogna vincerne tutte quante in fila. Serie vincente, quindi o 100 in totale o 100 di fila. Però 100 di fila, insomma, si fanno abbastanza velocemente alla fine. Invece qui c'è da conquistare il tesoro. Questa schermata che state vedendo ora c'è Uccelladro e dall'altra ci sono degli yokai punti. Scegliete quella con Uccelladro, per favore. È più facile, è più veloce, vincete più facilmente quella con Uccelladro, quell'altra vi attaccate al tram. Quindi vinciamo una volta le battaglie con il tesoro, ok? Vinciamo due tesori, vinciamo tre tesori, è certo. E questa? A 5 volte, già qua si impennano. Vinciamo 7 battaglie per il tesoro, vinciamone 10 e poi via un'altra cosa nuova. Ora, sia chiaro, qui c'è scritto solo che bisogna sfidarle, non c'è scritto che bisogna vincerle.
Quindi, in poche parole, dovete usare 10 biglietti del tesoro per sfidare il tesoro. Sotto, invece, bisogna vincerle. Vincene una fino ad arrivare a un massimo di 15 volte. Quindi, se sfidate il tesoro per 10 volte, prendete la Enma G Coin. Se lo sfidate e vincete per 15 volte, Skillbook, ovvero il libro delle abilità. Hai capito come ti fregano? Perlomeno questo è quello che c'è scritto qui. Se poi ho tradotto male, mi dispiace, però questo è quello che dice qua il gioco, eh. Per sicurezza ho usato anche un traduttore e mi dà ragione, quindi non lo so. Andiamo alle quest ora, che finiscono il 16 gennaio. La prima, gioca l'attacco a punteggio. Vinci il Dream Match nella Battle Royale contro Nekomata. Vinci il Dream Match contro Suchan, ok? Vinci il Dream Match contro Bastet, va bene. Vinci 15 Battle Royale, ovvero tutta la Battle Royale, quindi 15 volte di fila. E Amaterasu, sconfigge Amaterasu nel Dream Match. Una Nyambo Coin, già ce l'avete sicuro, perché fare quelle azioni che vi ho detto appunto nella Nyambo Coin, quelle sono facili nelle missioni. Queste della quest sono un pochino più complicate se non avete gli yokai per fare il Dream Match, però se ce l'avete, oh, buon per voi, ce la fate. Se non avete tutti quanti gli yokai, alcuni li trovate con i punti, vedete? Oltre ad esserci i biglietti, ci sono anche alcuni yokai che servono per il Dream Match. Questo qui, Kangael, che dovrebbe essere un cane angelo. A quanto pare Gael sta a indicare angelo in giapponese, una divinità comunque sia superiore. Non al livello degli Shin, ma quasi. C'è Fall K che serve per un Dream Match. Insomma, se non ce ne avete alcuni, li trovate qui. C'è anche Burly Senchou, insomma, un po' di yokai interessanti, alcune monete Dream, lo skill book, i segreti dell'anima, quelli supremi, buono, insomma, c'è un bel po' di roba che se volete recuperare e avete tanti yokai punti da spendere, potete farlo, però dovete arrivare, insomma, a livelli piuttosto alti. Rogimodo Kuji, questo era tutto quanto quello che c'era da fare per l'evento. Le missioni, come sempre, ve l'ho dette, cerco di portare il video il prima possibile con le missioni, con le quest da fare. Ovviamente, se voi giocate a Yokai Watch da un po' di tempo oramai, sapete anche come farle, è inutile che guardate il video per forza. Alcune oramai ve le siete imparate a forza di giocare. Ad ogni modo, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!